Siamo caduti, ma ci siamo rialzati per correre ancora. Con queste parole l'ex sindaco di Massarosa, Alberto Colucini, ha salutato i sostenitori e i candidati alla presentazione delle liste avvenuta presso Tenuta Mariani a Massaciuccoli. A sostenerlo, dopo il crollo della giunta causato dalle dimissioni in massa dei consiglieri dell'ex maggioranza e di minoranza, è la sua storica lista, Massarosa Civica, insieme a Fratelli d'Italia e a Cambiamo di Toti, con i loro leader locali presenti. Colucini riparte da quanto fatto nei suoi due anni da sindaco, a partire dal doloroso passaggio del dissesto finanziario, dal quale, secondo lui, il comune non uscirà prima di 5 anni. Il percorso che abbiamo avviato era un percorso positivo. In realtà Massarosa, tranne purtroppo, ci dispiace, il servizio scuola, nessun altro servizio è stato tagliato, ma anzi ci siamo scontrati con una pandemia che ha fatto enormemente aumentare le richieste pervenute al sociale e a cui abbiamo saputo dare risposta. In una situazione dell'ente ha trovato in un dramma. Ho fatto un programma bello chiaro dove individua il percorso che stavamo facendo e si tratta di proseguire quello che stavamo facendo. Sull'ipotesi di un ballottaggio, con il sostegno dell'altro candidato di centrodestra, Carlo Bigongiari, è serafico il commento dell'ex sindaco. Visto quello che è successo, al momento rispondo: se gli vado bene come sindaco, non capisco perché non hanno continuato ad appoggiarmi fin dal primo turno. Noi siamo qui a garantire alla cittadinanza di Massarosa di poter continuare il lavoro che questa amministrazione ha faticosamente portato avanti nell'interesse della comunità in questi 2 anni. Fratelli d'Italia, come nel resto del Paese, è convintamente sulle posizioni dei sindaci come Alberto Colucini e con coerenza sposiamo la sua linea di amministrazione. Noi abbiamo creduto subito sulla riconferma di Colucini perché ha iniziato un lavoro importante per Massarosa, ha preso un comune fortemente in difficoltà a livello economico e quindi non possiamo e non crediamo che un comune, insomma, i cittadini di un comune debbano subire situazioni politiche a discapito ovviamente di quella che è stata una buona amministrazione.